A giugno del 2021 le testate di tutto il mondo annunciarono il divieto di fotoritocco in Norvegia, poi il nulla. Com'è andata a finire? Il 7 giugno 2021 il Parlamento norvegese ha approvato una legge che rende obbligatorio per gli inserzionisti segnalare qualsiasi pubblicità contenga immagini e video ritoccati o modificati in altro modo. L'obbligo si estende agli influencer per i post promozionali. A gennaio sono state avviate consultazioni per la creazione di un'etichetta standard che i creator dovranno utilizzare. Una youtuber italiana ci ha raccontato come stanno vivendo queste novità in Norvegia. Penso che la comunità norvegese di influencer l'abbia presa bene questa iniziativa. Si trovano però molti articoli online in cui i giornalisti norvegesi scrivono la propria al riguardo, però questi articoli risalgono dall'estate del 2021. Il popolo norvegese tende sempre a seguire e rispettare le regole del paese e non si oppone quasi mai alle nuove regole. Io sono assolutamente d'accordo con questa legge. Perché stare le ore dietro uno schermo a perfezionarsi le foto a quando illudi gli altri ma anche te stessa? E infatti, come ha spiegato a Play Digital Erik Sagli, direttore generale del Ministero per l'Infanzia e la Famiglia, l'etichettatura del fotoritocco punta a chiarire quanto siano irrealistici molti degli ideali del corpo che incontriamo sui social media. Secondo il calendario istituzionale, l'entrata in vigore, etichetta compresa, sarebbe fissata per il 1 luglio 2022. Delle violazioni si occuperà direttamente l'autorità per i consumatori. A quanto pare la Norvegia ha fatto scuola. Nel Regno Unito infatti è stato presentato un disegno di legge analogo e quindi Play Digital ne parlerà ancora.